Ciao raga, buongiorno. Rieccoci con il nostro appuntamento a Luna Park, anzi sempre a Luna Parking, merendina. Voglio parlare della storia del Grociano. Non so se ieri avete visto, ma penso che hanno visto tutti perché hanno dato pure al telegiornale. A Gran Premio del Bahrain c'è stato questo incidente. Grociano, mentre provava a fare una manovra, ha toccato con la posteriore destra sull'anteriore sinistra di un altro pilota e si è affiondato contro il guardrail, macchina esplosa, preso fuoco e si è salvato per miracolo. Premesso che faccio sto video perché non si è fatto niente, insomma, ecco, quindi magari ci si fanno due risate sopra, però voglio dire tre cose. La prima cosa voglio dire a Haas. Allora, Haas è una scuderia che è arrivata da poco in Formula 1, da qualche anno, e devo dire che ha la sua dignità in Formula 1, comunque sia. Ma Grosjean, con tutte le macchine che va spasciato, ve le avete comprate alla Ferrari, gli avevate cambiato nome e l'avete fatto prima. Ho capito che stanno non gli rinnovate il contratto, ma da mo' che ve sta a spammare le macchine sicuretti. Seconda cosa voglio dire a Grosjean. Ora, bello mio, ognuno ha diritto ad essere pippa come gli pare, ma te ne stai approfittando. Già so due o tre volte che te servi per miracolo, ma ieri proprio ti ha dato un bacio in testa al Signore. Mo' chi crede a Dio ha buttato sulla fede. Porca, mi ha cascato un pezzo di zucchero. O chi crede al culo ha buttato sulla fortuna. Ci stanno un sacco di sport quando sei guida. Cambia categoria. La terza cosa invece la voglio di seria. Ieri, a parte che Hamilton ha vinto, e tra parentesi, non è la prima volta che lo dico, Perez ieri poteva andare forte forte, e gli si spacciava la macchina. Quel pilota resta a piedi, è veramente un peccato. Comunque vabbè, ieri il vero vincitore è Lalo, che l'hanno massacrato, è brutto, non si può vedere, fa schifo eccetera. Ieri gli ha salvato la vita. La vera riflessione è sul fatto che la Formula 1 oggi è diventato uno sport molto molto più sicuro, e meno male. Probabilmente se ci fossero stati questi standard di sicurezza qualche anno fa, si sarebbe salvato anche Jules Bianchi. Vabbè, il buon Dio è finito, raga. Meno male che si è salvato, non stiamo a piangere nessuno oggi, ci famo due risate. E da Luna Parking è tutto, ci vediamo nel prossimo video. Ciao a tutti.